Come facevano gli egizi a trasportare queste enormi pietre per 20 chilometri, cioè dal Nilo fino alla piramide? Questo è un mistero, ho visto un documentario oggi dove parlavano ancora di questo metodo per trasportare le piramidi, che è tutt'oggi un mistero e che io oggi ho risolto. Quindi questo è un video fondamentale perché per la prima volta c'è qualcuno che spiega in un modo logico e semplice come una sola persona può portare a spingere un sasso di qualsiasi peso per 20 chilometri senza l'aiuto di nessun altro. Basta una sola persona per poter spingere un sasso, anche il più grande, che ha fatto parte della base, delle fondamenta della piramide di Cheope, per 20 chilometri. Allora vi spiego quella che è la mia visione, quello che io oggi, solo un'ora e mezza fa, ho pensato e ho già realizzato una specie di plastico per potervelo dimostrare che è assolutamente fattibile. Prima di tutto vi spiego il meccanismo di questo plastico e poi vi spiego perché è realizzabile e è assolutamente una cosa logica. Allora, facciamo finta che questo è il grosso blocco da trasportare. Spingendolo così a mano abbiamo bisogno chissà di 10, di 20, di 30, di 100 persone che spingono e ogni singolo centimetro fatica non l'ira di Dio. Se invece noi avessimo un macchinario di queste proporzioni, cioè più grande, più alto del sasso, facciamo finta che il sasso sia di 1,5 metri, 2 metri, questo in proporzione dovrebbe essere di 6 metri più o meno, una cosa del genere. Il concetto è che deve essere molto simile a una matriosca, cioè deve rimanere in equilibrio, il baricentro casca al centro in situazione, diciamo, scarica. Qui c'è un grosso peso, qui c'è un grosso contenitore. Ora, se io mettessi qua dei pesi, a un certo punto questi pesi mi vanno a far cadere, il contenitore. Quindi, se noi ci troviamo con la situazione di corda attaccata in tensione, bene, in questa situazione qua, che cosa succede? Noi mettiamo dei pesi, uno, due pesi, aggiungiamo ancora un peso e questo fa una certa distanza. A questo punto basta togliere i pesi. Questo, essendo tipo una matriosca, ritorna, adesso non è perfettamente bilanciata perché l'ho fatta proprio pochi secondi fa, basta tirare la corda, noi vediamo quant'è la distanza fatta, tantissima, e a secondo di dove attacchi la corda in questa struttura hai un effetto leva differente. Più in basso l'attacchi e meno sarà il trasporto. Quindi a secondo del peso che devi trasportare basta semplicemente avere vari attacchi in questa parte qua. A questo punto basterà di nuovo aggiungere dei pesi e farà di nuovo una distanza. Allora, e quindi ci siamo. Non c'è bisogno di spostare la struttura. Basta semplicemente, siccome c'è una strada che è stata percorsa per 25 anni, creare delle strutture del genere a leva, una ogni 100 metri, non so quanto, se no dopo diventa anche grande il peso della corda, però diciamo anche una ogni 300 metri, basterebbe farne anche 2-3 per chilometro, perché è in grado di spingere in un modo incredibile una struttura del genere di 7 o 10 metri, una struttura fatta ad U in questo modo. In effetti la prima cosa che ho visto quando ci ho avuto la visione di questo meccanismo è stata una U. Poi ho fatto vari ragionamenti e sono riuscito a capire esattamente come funzionava. C'era questo grande meccanismo ad U, fatto 3, 4 o 7 volte più grande del masso più grande che andava trasportato, non so se in legno, probabilmente era fatta in legno o non lo so, magari anche legno e metallo, una struttura del genere, che aveva l'effetto matriosca, quindi non c'era nessuna fatica per rialzarla, si rialza da solo. E è come un meccanismo, come le ruote dei treni che fanno tatan tatan, faceva questo meccanismo così. Ora, se voi vedete questo meccanismo così che si alza, è qualcosa che esiste anche nei nostri moderni orologi a acqua. E qui ho capito che il peso non era un peso, ma era proprio l'acqua, perché tutta la vita degli egizi era basata sul Nilo ed era proprio il Nilo. Ora, come facevano loro a far sì che l'acqua cascasse qua sopra, se partivano a livello base del Nilo? Beh, loro avevano creato un acquedotto, e la prova certa del fatto che avessero creato un acquedotto che arrivasse fino alla piramide, la prova certa è data dal fatto che
C'era una città di 20.000 persone, non erano schiavi, era una specie, erano egizi che per un anno, due o tre prestavano un'azione, o per alcuni mesi all'anno, prestavano un'azione di volontariato, tipo il servizio militare, anche obbligatorio, per creare questa opera colossale di tutto l'intero Egizio. Quindi c'erano anche persone di qualsiasi ceto sociale che andavano trattate bene, che dovevano mangiare bene. E quindi cosa facevano? 20.000 persone nel deserto, ci volevano 20.000 persone per portargli l'acqua necessaria e il cibo necessario ogni giorno, che dovevano fare qua e là nel Nilo, sarebbe stato assurdo. Loro avevano creato sicuramente, che adesso non c'è più traccia, un acquedotto anche in legno che rendeva possibile, fatto a valle, cioè nel Nilo l'avevano fatto 20 km più in su, 10 km più in su, in maniera tale che c'era il dislivello tale che l'acqua arrivava fino alle piramidi. Quindi con questa struttura, di questo acquedotto, di questi 20 km che arrivava alla piramide, poi 20 km che riarrivava fino al punto dove arrivavano i sassi, quindi un acquedotto così da una quarantina di chilometri, ad U, che prendeva l'acqua al Nilo a valle, quindi verso a monte, dico, la prendevano l'acqua a monte, arrivava alle piramidi e poi scorreva questo acquedotto fino a dove arrivavano le grandi pietre. Che cosa succedeva? Loro erano in grado in questo modo di trasportare, sempre con l'aiuto della corrente, sia il cibo che gli attrezzi, quindi bastava mettere sopra una bacchetta, se acquedotto scorrevano, potevano portare cibo e attrezzi dal Nilo fino alla base della piramide. E quindi costruendo quest'opera, che sembra grande ma in realtà è nulla rispetto alla fatica di portargli cibo tutti i giorni, anche solo cibo, senza pensare ai sassi, erano in grado di rifornire la gente alla base della piramide. Ma non solo, quest'acqua di ritorno, tutta quest'acqua di ritorno che riandava a scorrere verso il Nilo, passando proprio per la strada che avevano costruito per far passare questi sassi qua, questa stessa acqua, passando a questa altezza, quindi a 10 metri sopra questa struttura, andava a riempire. Quindi era l'acqua stessa che man mano cominciava ad abbassare. Quindi bastava anche una sola persona che metteva qua, spostava in modo di riempire l'acqua qua dentro, va bene? Quindi questo man mano da solo cominciava a pesare 100 kg, 200 kg, 1000 kg, con l'effetto leva sti 1000 kg potevano spostare 10.000 kg, man mano che aumentava l'acqua, quindi un bel flusso d'acqua, questo cominciava a pesare di più, man mano che pesava di più ci spostava avanti il peso. Arrivati a questo punto bastava qui nel contenitore aprire un tappo, un qualcosa che svuotasse di colpo, svuotandosi di colpo il peso spariva e il suo baricentro ritornava di nuovo in questo modo con l'effetto della matriosca, perché il baricentro era fatto. Quindi bastava una sola persona che a questo punto andava qua e tirava la corda della distanza che era stata percorsa, non so, 30 centimetri, 40, 1 metro, 2 metri, non so quello che si poteva fare in base a quanto era alto questo, che a questo punto bastava che riandava qua sopra, qui scorreva un acquedotto lungo tutti i 20 km, lo spostava, andava a riempire questo contenitore e man mano, delicatamente, man mano che il peso andava in tensione, c'era sempre ogni secondo una spinta in più, quindi senza nessun operaio, semplicemente la forza dell'acqua del Nilo che ritornava per questo acquedotto, poteva prendere e, adesso questo perché mi si è allentato lo scotch qua, poteva prendere e rispostare di nuovo di un metro il grande masso, qualsiasi sia stato il peso del masso, perché bastava crearlo proporzionato. Se questo masso pesava 10 tonnellate, bastava fare qua un contenitore di una tonnellata, di una sola tonnellata, e usare un effetto leva per 10 che era in grado di spostarlo, se no sempre di una tonnellata potevi, abbassando ancora la corda, creare un effetto per 20 e quindi spostare 20 tonnellate. Quindi non c'è limite di quello che poteva fare, e qui sopra potevano essere anche 2 tonnellate, perché una struttura, non dobbiamo immaginarla, molto grande. Quindi se questo, il sasso era lungo 10 metri, noi dobbiamo immaginarci una struttura del genere di 10 metri. Era una cosa ciclopica, è vero, però ciclopica è stata tutta l'impresa. Quindi questo mi sembra il modo più razionale. Si dice nel mondo della magia
che se una cosa è possibile farla in 100 modi differenti, un gioco di prestigio viene fatto in 100 modi differenti, probabilmente il modo reale, quello realmente utilizzato dal prestigiatore, sarà la più semplice e la più realizzabile, la meno dispendiosa di tutte le 100, di tutte le 100 soluzioni possibili. Allora, io su questo qua ho visto vari documentari, non è che mi sono documentato tantissimo, però in tutti i documentari non ho mai trovato una soluzione così semplice. Basta semplicemente costruire una struttura del genere, e se la struttura è in grado di trasportare questo sasso a 200 con una corda di 200-300 metri, basta, mettiamo 300 metri, basta costruire strutture del genere 3 ogni chilometro, quindi 3 per 20, con 60 strutture del genere, che anche sembrano grandi, ma insomma con tutti i migliaia di lavoratori che avevano erano assolutamente realizzabili. Loro erano in grado, una volta costruito l'acquedotto che portava l'acqua alla piramide, che era fondamentale, quindi sicuramente l'avrebbero dovuto fare a priori, con quell'acquedotto che l'avrebbero utilizzato anche per trasportare tutto quello che serve, quindi sia cibo che acqua e che attrezzature alla base della piramide lungo tutto il percorso lavorativo di questa struttura qua, quindi questo acquedotto che a monte arriva alla piramide e poi dopo ritorna di nuovo al Nilo, gli avrebbe dato anche questa spinta di centinaia di migliaia di chili che poi avrebbe potuto, con questo meccanismo così a orologio, trasportare i sassi senza la spinta di nemmeno un operaio. Quindi si trattava questo grande mistero, io credo di averlo risolto oggi, questo grande mistero di come facevano gli egizi a trasportare le pietre. Le hanno trasportate con un'opera ingegneristica di legno, neanche mega galattica, che si tratta di 40 km di canne di bambù. Noi dobbiamo pensare che loro costruivano delle barche che erano in grado di trasportare queste pietre gigantesche, quindi le loro maestranze che lavoravano il bambù erano eccezionali, quindi costruire 20 km di impalcature. Io queste impalcature ho visto in India, in Oriente, a Singapore pure le usano, ma in Thailandia ci fanno le impalcature per i grattacieli, quindi il bambù è una cosa che è eccezionale. Quindi delle persone che erano in grado, delle buone maestranze, che erano in grado di fare delle barche impermeabili per una cosa del genere, non si sarebbero messi paura a fare un acquedotto in bambù, anzi l'avrebbero costruito secondo me in pochi mesi, neanche in anni. Un acquedotto, per questo non c'è traccia, perché magari era fatto in bambù ed è andata a sperire, però un acquedotto in bambù che faceva questi 40 km, dopodiché l'unica cosa che c'era da fare è avere una macchina idraulica di questo genere con il principio del fatto che ritornasse dritta da sola, proprio funzionava da sé, che a ogni volta che si inclinava trasportava il sasso di 30, 40, 50 cm, di un metro, in base alla dimensione. Più alta era, più c'era effetto leva, quindi minore acqua serviva per creare l'avanzamento. Quindi vabbè, è un video fatto così al volo, vi dico, è un'ora e mezza fa che ci ho avuto questa stavo vedendo il documentario, quindi ci ho avuto subito l'idea, subito ho realizzato il prototipo, questo plastico molto molto rudimentale, ma che per me mi rende assolutamente chiaro il modo in cui spostavano questi sassi per la costruzione della piramide, e allo stesso modo dalla cava a portarli fino al punto di imbarco sopra a queste barche utilizzavano lo stesso metodo, quindi la cava era comunque vicina al Nilo, e allo stesso modo a monte con un dislivello di 10 metri più o meno avevano creato un acquedotto, e con la forza stessa dell'acqua del Nilo erano in grado di spostare qualsiasi peso. Basta ragazzi, lo carico su YouTube, ditemi voi nei vostri commenti se vi sembra fattibile, se potete migliorare questa idea e se c'è qualche cosa che io non ho considerato, che ho sbagliato, ma non credo. Mi sembra assolutamente fantastico il fatto che una sola persona possa spostare queste pietre semplicemente da solo, una squadra di 2-3 persone sia assolutamente in grado di spostarle 40 cm per volta. Mille cilini, ragazzi! Meno male che 1000 c'è.